Nei miei incontri con la famiglia Pizziello, loro mi raccontavano che nella notte, nella casa grotta, si sentivano o dei rumori o si sentiva come se più persone recitassero il rosario. E chiaramente dici, ma vabbè, questa è fantasia popolare, quindi vabbè, poi può succedere, no? Finisce lì. Invece poi si è verificato, in maniera diversa però. Puntualmente, dall'una alle due di giorno, mezzogiorno, in fondo alla stalla si sentiva come se qualcuno bussasse. Bum, 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 bum. Chiaramente io inizialmente pensavo fosse il riverbero di qualcuno che sta facendo dei lavori nei dintorni e quindi e quello e basta, no? E altri giorni successivi, stesso orario, boom, 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 boom. A un certo punto ho voluto fare la verifica e mi sono girato alla zona, parliamo del mese di luglio, agosto, con un caldo cane. Mi sono fatto il giro della zona per vedere se c'era qualcuno che lavorasse, qualche muratore, un tubista, un fabbro, qualcuno, no? Tutto chiuso, tutto silenzio. Mi torno giù, io, boom, boom. Allora, a un certo punto, che facevo? Dici, beh, no, vediamo che dice questo qua, perché bussa, no? E allora, dall'ingresso della casa grotta, andavo verso il fondo della casa grotta. Come arrivavo in fondo alla seconda stalla, lui smetteva di suonare, di bussare. Come mi voltavo, che ritornavo all'ingresso della casa grotta, questo ritornava a bussare. E questa cosa qui non solo l'ho sentita io, che poteva essere anche un fatto di suggestione, l'hanno sentita altre persone, altre guide che andavano vicino alla casa grotta e quindi hanno sentito questo rumore. Poi tra l'altro è avvenuto un fenomeno molto strano, che prima l'impianto delle luci erano divise, la parte posteriore con la parte anteriore. E molte volte, quando entravano i gruppi, nella parte posteriore della casa grotta si spegneva la luce. Vabbè, si spegne la luce, la lampadina, forse era una cosa, un problema, l'altro. Però la cosa strana è che si abbassava l'interruttore, perché se fosse stato mancanza di corrente, la tensione bassa o una lampadina che magari non fa bene contatto, è normale che accende e spegne, no? Invece un interruttore che si abbassa. Allora, ho interpretato all'epoca a mio figlio, che lui era ingegnere elettrotecnico. Dice, fino a dare un po' un'occhiata a questi impianti. È possibile questo fatto qui? Si può abbassare un interruttore da solo, per induzione, non so come. E lui venne a fare una verifica e disse, questo interruttore qua, se non lo spinge qualcuno, non si può spegnere. Allora, quindi abbiamo addebitato la cosa a questa specie di anima vagante, che però nel tempo è coinciso nel momento in cui noi abbiamo dovuto svuotare la cisterna dell'acqua piovana, perché la famiglia Vizziello ci disse tra l'altro che lì c'era una cisterna, però che loro avevano chiuso. E siccome quando fu chiusa erano piccoli questi figli, non ci ricordiamo bene da che lato c'è la bocca della cisterna. Quindi noi abbiamo fatto scavate e abbiamo trovato finalmente dove era il buco della cisterna e abbiamo trovato anche l'antica bocca di cisterna di pietra. Da quando noi abbiamo svuotato la cisterna, abbiamo tolto tutto questo materiale, tutto quanto, da quel momento non abbiamo più sentito questo rumore.